seconda puntata del nuovo format di ETV Marche, Casa della Salute in Forma, il punto informativo medico multidisciplinare situato nella Galleria del Centro Val di Chienti, nelle vostre case. In questa puntata due patologie di ampio interesse, il dottor Benedetti ci parlerà di lombalgia e la biologa nutrizionista Bernacchini ci darà alcuni consigli utili per perdere peso. Buona visione! Il dolore alla schiena dipende dal fatto che stiamo in piedi. E è una patologia molto frequente, qualche volta non è dovuta a fatti patologici, il più frequente è l'artrosi o le patologie discali, non sempre sono ernie del disco, non bisogna confondere la degenerazione discale dall'erniazione, con l'ernia del disco c'è la sciatalgia. Quando c'è soltanto un mal di schiena, normalmente i problemi sono di ordine di patologia discale o di tipo artrosico. Poi ci sono le lombalgie da sovraccarico per alcune attività lavorative, però c'è da dire che le lombalgie colpiscono anche chi non fa lavori pesanti o addirittura a maggior motivo per chi fa una vita sedentaria. Per cui in questa sede quello che si può fare è chiedere il tipo di dolore, la frequenza del dolore, quando si ripete il dolore, il tipo di attività, e poi è chiaro che si consigliano degli accertamenti, ma questo a livello, poi devono rivolgersi al medico curante o agli ambulatori. E un primo accertamento da fare è quello basilare, è una radiografia. Non sempre servono esami più elaborati e costosi come la TAC o la risonanza. Normalmente il modo di dormire, prima di tutti bisogna dormire come uno sta meglio, e questo già è un ottimo risultato. In genere è meglio dormire su un fianco con le anche e le ginocchia piegate in modo di detendere i muscoli spinali. Per chi volesse perdere peso può venire qui alla Casa della Salute. Valuteremo insieme la vostra alimentazione, le vostre abitudini e stili alimentari. Quello che faremo poi nel dettaglio sarà valutare le porzioni adeguate al vostro fabbisogno e al vostro anche dispendio calorico, perché ovviamente quindi se vogliamo perdere peso anche l'attività fisica va valutata e considerata in un piano alimentare. Una dieta generale sicuramente è una dieta varia, quindi è ricca di tutti gli alimenti, a partire da quelli a minor impatto calorico come possono essere le verdure e la frutta, e introducendo poi via via cereali, quindi preferibilmente complessi o integrali, e tutti gli altri alimenti che ci apportano proteine, come ad esempio la carne, il pesce, i formaggi e anche i legumi. Non esistono diete ferree, si può mangiare tutto, l'importante è controllare le porzioni, perché poi sono quelle la discriminante che ci consentono di perdere peso o di aumentarlo. Ricordiamo che la Casa della Salute è aperta dal lunedì al venerdì e che nel prossimo appuntamento, sabato 9 dicembre, si parlerà di biofertilità.